fondamentali, ottavo e nono punto. Mira, mantenimento, espansione. Allora, siamo in ancoraggio, abbiamo detto abbiamo rilassato le dita, abbiamo rilassato l'avambraccio, abbiamo rilassato il dorso della mano, ora miriamo. Miriamo da tra virgolette, perché noi non collimiamo la punta della freccia, noi guardiamo solamente il centro del bersaglio, la punta della freccia sarà sfocata e si posizionerà sempre nel punto giusto. Questo punto giusto non è detto che sia sempre l'identico punto, potrebbe variare di poco, ma potrebbe variare. L'importante è che noi guardiamo sempre il centro del bersaglio. La mira deve accadere, la mira deve essere un tutt'uno col gesto che andiamo a fare. Durante la mira, durante questo guardo il centro del bersaglio, durante questo movimento io non faccio altro che mantenere la posizione, cioè non devo né spingere né tirare, devo mantenere la posizione, sentire i muscoli dorsali, sentire l'allineamento e automaticamente la punta si posizionerà sempre al punto giusto. Noi non dovremo prendere in considerazione una collimazione vera e propria, ma dovremo guardare il centro del bersaglio e percepire la punta della freccia nel modo giusto e nel punto giusto. Ci si arriva e saremo estremamente precisi. Abbiamo visto mira, mantenimento ed espansione. L'espansione, l'ultima fase dell'espansione sarà quella di percepire un perfetto follow through, un attimo prima del rilascio. Il prossimo punto sarà per l'appunto il rilascio.